Terza giornata del 12° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano. Proseguiamo con le nostre interviste e siamo in compagnia di Giovanna Devetag, Maria Giovanna Devetag, segretaria dell'associazione Parte in Causa. Ha un tavolino questa associazione, dietro al tavolino campeggia un piccolo striscione con scritto "Ciao Mario, non mi riconosci?" col punto interrogativo terminale. Ecco, è una nota di colore qui nell'androne dell'albergo che ospita il congresso. Giovanna, a che cosa si riferisce questo slogan, questa scritta? Grazie intanto per l'intervista. Allora, la scritta vuole essere così vuole fare dell'ironia senza cattiveria e sul fatto che l'associazione Parte in Causa non è stata ancora riconosciuta da Radicali Italiani. Il Mario in questione è ovviamente Mario Staderini, il quale ha la prima volta sollevato un'obiezione sullo statuto. Questa questione, diciamo, di mancato inserimento di una formula nello statuto è stata risolta al congresso di Parte in Causa che si è appena svolto il 12 ottobre scorso. Avendo quindi modificato lo statuto abbiamo richiesto il riconoscimento, non abbiamo ricevuto risposta e quindi abbiamo pensato, insomma, di sollevare la questione senza fare polemiche che in questo momento particolare di clima incandescente sono forse un po' fuori luogo, ma per sottolineare la questione. Ieri sera poi devo dire con Mario ci siamo chiariti e c'è stato un problema di mancata, insomma, di comunicazione, lui non aveva visto la mail e quindi credo che la questione si possa risolvere, nel senso che non c'è. Mi ha confermato che non c'è, a parte quella questione dello statuto che è stata risolta, non c'è alcun altro impedimento. Al di là di questo però io vorrei anche dire che non siamo l'unica associazione che non è stata riconosciuta. Infatti, diciamo, sarebbe bene che qualcuno sollevasse il problema, perché posso citare il caso di Radicali Ecologisti, un'associazione che è nata poco dopo di noi, che ha avuto grosso modo la stessa sorte. Posso citare il caso, anche se non ne conosco i dettagli, della LEP di Genova, forse anche il caso di TV Radicale. TV Radicale, per quanto appunto posso dire io come testimone, non fece una richiesta formale, ma insomma si disse subito che era un problema di nome a quell'epoca. Poi gli eventi superarono la questione. Sì, comunque al di là di questo e al di là della storia specifica di Parte in Causa, io credo che sarebbe importante sollevare il problema del rapporto tra Radicali Italiani e le associazioni territoriali e tematiche, perché o si ripensa tutto, quindi a partire dalla galassia e poi a discendere tutte le varie sottogalassie nebulose che siano, oppure secondo me, e quindi si ripensa, quindi si può anche decidere di, come dire, di formare un contenitore unico e non più questa proliferazione di associazioni. Ma se lo statuto rimane così e la struttura rimane così com'è, allora io credo che sarebbe bene pensare a un rafforzamento delle associazioni territoriali e tematiche di Radicali Italiani, magari favorendo anche una sorta di rete telematica di associazioni, perché no? In modo che si possano condividere le iniziative, le proposte, i temi di discussione. Credo che sarebbe uno strumento utile. Scusa, credo che sarebbe uno strumento molto utile di rafforzamento proprio dell'azione di Radicali Italiani e del coordinamento in vista di obiettivi comuni. Sì, quindi diciamo un problema in qualche modo che si potrebbe risolvere con un intervento di tipo organizzativo. Più nel merito, diciamo, nella questione politica per quanto riguarda appunto l'associazione Parte in Causa, in questo anno ormai, perché è giusto un anno, perché al congresso di l'anno scorso vi siete costituiti, ecco, c'è stata un'attività, sinteticamente puoi dirci un pochino di cosa vi siete occupati? Sì, allora, quest'anno è stato piuttosto ricco e impegnativo, insomma, abbiamo, oltre ad aver collaborato con diverse associazioni animaliste antispeciste, anche per, come dire, cercare di portare nell'animalismo e nell'antispecismo il metodo radicale e non violento, che a oggi manca e che secondo noi è fondamentale, e quindi questo è stato parte del nostro sforzo, primo perché siamo radicali e secondo perché crediamo nel metodo radicale e non violento. E poi abbiamo, per quanto riguarda le campagne specifiche, ci siamo occupati di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Esiste una legge del 93 che permette, che dà il diritto di esercitare obiezione di coscienza. Questa legge è disattesa perché sostanzialmente le facoltà universitarie, la gran parte delle facoltà universitarie, non rispetta l'obbligo di massima pubblicità, quindi in sostanza lo studente, il ricercatore, il dottorando non sono a conoscenza in molti casi della possibilità di esercitare questo diritto. Quindi si tratta di una battaglia di legalità
e di non violenza, e ci siamo concentrati quindi su questa legge, monitorando una serie di atenei e mandando delle diffide in modo che diciamo dessero visibilità alla legge sul sito internet e sulle bacheche. Altre attività sono state di tipo culturale, abbiamo organizzato degli incontri sul metodo non violento, invitando la compagna Claudia Sterzi a parlare delle sue esperienze di attivista, insomma, radicale nell'ambito delle battaglie. Posso dire che l'abbiamo seguita quella? Sì, tra l'altro la Liberi TV ha seguito praticamente tutto. Abbiamo organizzato un altro incontro su animalismo, su antispecismo ed ecologismo, perché secondo noi i due aspetti non sono identici, ovviamente antispecismo e ecologismo non sono la stessa cosa, ma ci sono delle interdipendenze strettissime. Questo anche perché, per superare un po' la tendenza a ghettizzarsi, no? Perché il mondo, ci sono gli ecologisti che non parlano con gli antispecisti, che non parlano con gli animalisti, che non parlano con quegli altri. È assurdo, perché i problemi non sono gli stessi, ma sono fortemente interdipendenti. Altre cose, iniziative politiche, abbiamo chiesto a tutti i candidati alle politiche, alle regionali del Lazio e alle comunali di Roma, di firmare un impegno specifico centrato su alcuni punti. Il candidato, se firmava, si impegnava a sostenere, in caso di elezione, appunto, alcune misure volte a tutelare gli animali. Tra l'altro il compagno Maggi, Riccardo Maggi, ha firmato questo impegno e, come sappiamo, è stato eletto in consiglio comunale, e adesso quindi speriamo di portare avanti una collaborazione anche grazie al suo contributo. Ecco, questo un po' è stato. Sì, poi avete anche appoggiato delle altre iniziative per quanto riguarda, mi ricordo, l'utilizzo degli animali nei circhi, flash mob, azioni, diciamo, di pura protesta in quel caso, un qualcosa che non condividete assolutamente. Certo, no, a proposito di circhi, hai fatto bene a ricordarmelo, perché tra le iniziative su cui stiamo lavorando adesso c'è proprio una proposta di iniziativa popolare, quindi probabilmente vera e propria delibera di iniziativa popolare sui circhi con animali, che dovrebbe avere l'obiettivo di disincentivare fortemente l'attendamento di circhi con animali all'interno del comune di Roma. Non lo si può vietare per legge, perché esiste la legge nazionale che tutela la funzione sociale dei circhi, ma è possibile, diciamo, inserendo restrizioni e clausole sempre più stringenti per fare domanda di attendamento, è possibile disincentivare l'attendamento di circhi con animali. Perfetto. Senti Giovanna, in chiusura, relativamente invece al congresso, che come sappiamo, diciamo, ci sta una certa vena polemica, una candidatura proposta, insomma, dai più vicini a Marco Pannella, con una lettera che è stata mandata, ecco, tu un pochino hai elaborato un pensiero, una posizione, un'ipotesi di come per il momento è una candidatura unica, ecco, anche questo, un'idea su questo fatto, se arriverà alla fine del congresso così com'è, sarà un congresso con una unica candidata, insomma, per ora probabilmente no, però. Guarda, io su quello che è successo in questo congresso e nei giorni immediatamente precedenti, si vedano le polemiche su Roma si muove, sulle firme, eccetera, ho una posizione fortemente critica. Credo che in particolare la lettera, insomma, di investitura ufficiale di Rita Bernardini sia stata un grosso errore, per usare un eufemismo. Mi sembra di percepire che comunque ci sia da parte di grosse componenti del congresso una volontà di, in qualche modo, di dare battaglia. E io sinceramente spero che emerga una candidatura alternativa, e quindi spero che, come dire, le varie correnti di dissenso si organizzino ed emerga una candidatura alternativa, perché almeno dovremmo tentare di giocarcela. Poi magari si perde, ma almeno ci abbiamo provato. Ecco, e ritengo che i radicali italiani sia tutt'oggi l'unico spazio veramente democratico di discussione, di dialogo, e quindi andrebbe semmai rafforzato. Poi ho delle critiche da fare alla dirigenza uscente, si potrebbe parlare a lungo di questo, ma ripeto, in questo momento di forte tensione, di forte polemica, mi sento di in qualche modo sostenere, se vogliamo, la linea viale, mettiamola così. Perfetto, allora ringraziamo Giovanna per questa intervista e facciamo gli auguri ovviamente a questa associazione che possa ottenere anche lei, se non altro perché l'hanno ottenuta anche altre associazioni, un riconoscimento radicali italiani. Lo spero anch'io fortemente, chiunque sarà il nuovo segretario. Grazie mille Giovanna.